Questi contorti ho levigati apparecchi, questi bottoni, queste chiavi, queste leve, questi complicati sistemi, grappoli, fasci, grovigli di elementi d'acciaio, di vetro, di non so cosa, questi quadri, queste trasmissioni, queste distribuzioni, queste spie, questi indici, questi quadranti, queste articolazioni, questi giunti e snodi, in una parola tutto questo infernale macchinario, brilla crudelmente davanti a me. Distinto nelle sue più minute parti dalla luce bianca, spettrale, la quale anzi ne sollecita piccole e vaghe ombre azzurrine, pari alle brevi ombre del meriggio estivo, che con simile inganno parlano di riposo, di speranza, in quell'altro mondo tanto più vasto ed egualmente angusto. Ho del solito ininterrotto ronzio acuto, sibilo che soltanto a tratti sale di tono fino a superare il potere di percezione del mio orecchio e a perdersi in un'inafferrabile, muta vibrazione sonora. Sigla! Bla bla fantasy, lungo la strada dell'immaginario. E bentornati a tutti, ascoltatori e ascoltatrici, lettori e lettrici, qui su Bla Bla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica. Qui è sempre il vostro pilota Carbo che vi parla, e con me ci sono sempre i miei soliti sodali che mi accompagnano in questo mio viaggio, in questa macchina sfavillante, il navigatore Tommy. Bentornati nuovamente. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Dietro le quinte, non sapete quello che è successo, ma andiamo avanti. Sembra sempre che sia più importante quello dietro le quinte che facciamo che non la puntata stessa, da come Può lo essere, vedi. può essere. Guarda, quella di oggi era stata particolare. Era stata particolare. E ovviamente salutiamo anche il solito meccanico Andrea che ci accompagna in questo viaggio. Ciao a tutti, bentornati in questa nuova incredibile, sferragliante e macchinosa puntata. Cioè, è proprio un ben di Dio per il mio ruolo, soprattutto da questa introduzione. Vero Carbo? Verissimo, verissimo. Allora, oggi di cosa parliamo? Anzi, di cosa parlerò essenzialmente? Era da un po' di tempo che volevo fare qualcosa di questo autore italiano. Cioè, mi piaceva leggere qualcosa di questo autore italiano, anche perché ha diversi scritti sul fantastico, fantascientifico, grottesco. Ed è un autore che sì, è conosciuto, ma non così tanto. Non è un autore così tanto. Dico stimato, ma comunque ha un così grande gettito, ha un così grande Seguito. parlare. Seguito, diciamo che ha una sua nicchia, ovviamente, ma di questi scrittori del Novecento, secondo me, si è anche un po' perso, soprattutto rispetto a tanti altri nomi importanti come Calvino o Buzzati, che possono leggermente assomigliargli come stile, anche se lui, secondo me, è un altro livello proprio, non che sia più bravo o meno bravo, ma proprio è un'altra cosa. E sto parlando di Tommaso Landolfi, che in verità è un importantissimo scrittore italiano del Novecento. In questo caso parliamo di questo scrittore che nasce a Pico, una cittadina che in questo momento è in provincia di Frosinone nel 1908. Lui si laurea in lingue e letterature russe a Firenze negli anni 30. E in effetti sarà abbastanza importante perché farà un sacco di traduzioni di numerosi autori, sia russi che tedeschi, qualcosa come Chekhov, Dostoevsky, Gogol. Ed è un personaggio anche abbastanza singolare, viene da questa famiglia anche abbastanza nobile, ricca, se si va a Pico c'è la sua casa natale che è, diciamo, una magione abbastanza grande. Durante tutta la sua vita è stato comunque un personaggio abbastanza schivo, dedito veramente a pochissime interviste. Se andate su YouTube trovate una intervista che fece quando gli assegnarono un premio a Urbino negli anni 60 o 70, e già si vede quanto non fosse proprio a suo agio davanti alla telecamera con gli intervistatori. È molto, molto discreto sotto questo punto di vista. E oltre al fatto che era un giocatore d'azzardo, sembra incallito, che passasse vera cioè, diciamo che la sua vita un po' era tra Pico, Firenze, Roma, e ogni tanto andasse tipo sia a Sanremo o a Venezia per giocare ai casinò. E sembra che fosse abbastanza, cioè, era abbastanza dentro questo mondo. E per parlare di questo autore, sinceramente, io ho voluto scegliere tre libri, che
che sono editi quasi tutti, penso, dalla Delphi Editore. E ho preso tre libri che ovviamente lui ha scritto tantissimi racconti, più che altro, e pochi romanzi, qualche saggio, antologia o cose del genere. Cioè, addirittura Italo Calvino ha scritto una sorta di antologia su Landolfi. Però ho dovuto prendere ovviamente dei libri che trattassero più sulla fantasy, sulla fantascienza, diciamo. E quindi ho deciso di portare questi tre volumi che cioè, sono cortissimi. E parto col parlare forse diciamo, quello un po' più conosciuto, quello anche un po' più semplice da approcciare, che forse agli amanti di Landolfi non dico che amano meno, però è quello un po' più semplice, un po' più user friendly, se vogliamo dirlo, che Più commerciale. sì, più commerciale, diciamo, che è Racconto d'autunno. Questo Ok. libro, che è stato scritto nel 1947, sono 130 pagine e narra la storia di questo partigiano, questo soldato della resistenza di un paese che è in guerra. Non viene mai citata l'Italia, non viene mai citato tipo nazismo, resistenza o qualsiasi altra cosa. Si sa che c'è questo paese che è in guerra, c'è un invasore e c'è un liberatore, e intanto c'è una resistenza che si sta occupando di ricacciare indietro comunque l'invasore. E questo protagonista che non ha nome, cioè non viene in tutto in prima persona, non ha nome, fugge da da un manipolo di soldati che lo stanno cacciando, si caccia nei boschi per fuggire, e qui trova tipo una magione, una grande casa in mezzo a questi boschi, e lui per ripararsi entra anche abbastanza di prepotenza e di violenza dentro questa casa, perché ovviamente è stanco e sfinito. E dentro questa casa trova questo signore anziano che viene sempre accompagnato da questi due cani, e all'inizio un po' titubante, ma poi decide di accettarlo e di lasciarlo restare dentro casa per curarsi, per sfuggire ai soldati, anche perché questa casa è abbastanza diciamo difficile da trovare, sta in mezzo a questi boschi, da come ho capito. E qui lui, mentre si trova in questa magione, che è molto labirintica, molto astrusa e arzigogolata, lui sembra avvertire che prima il signore anziano non sembra dirgli tutta quanta la verità, ci sia qualcosa dietro, ma poi sembra che lui sia costantemente spiato, che ci siano tipo dei anfratti, dei sotterranei o comunque dei cunicoli, e qualcuno lo stia anche osservando costantemente, fino a che a un certo punto c'è questo ritratto di questa signora quasi ottocentesco, diciamo molto, molto antico, di cui lui si invaghisce, ha questa sorta di amore platonico verso questa donna. Ovviamente poi la storia prenderà un'altra piega, anche perché, come ho detto, inizia come un racconto, sembra di resistenza, cioè di un appartenente alla resistenza, ma in verità sfocia poi nel gotico, nel sovrannaturale in un certo senso, cioè dopo un po' subentrano temi come negromanzia, come sessualità abbastanza spinta, come abusi, o come quest'amore veramente morboso e tanto lancinante. È un bel romanzo, mi è piaciuto, non mi ha fatto non mi ha impressionato, e l'ho trovato abbastanza scorrevole, nonostante devo dire, bisogna fare una menzione particolare a Landolfi. Lui scrive in una prosa veramente, veramente antica, desueta, con termini veramente difficili, però sono ovviamente italiani. Spesso, infatti, è molto citato tra i critici per il suo utilizzo del linguaggio, spesso con giochi di parole, con sperimentazioni varie, e questo anzi è molto, si trattiene in un certo senso, però ovviamente questo linguaggio molto prosaico, molto quasi ottocentesco, si sente, si avverte. Bisogna dire una cosa: chi legge Landolfi spesso, dopo lo spiegherò anche meglio con gli altri volumi, spesso
ha una ricerca molto estrema della forma, del linguaggio, quanto i suoi racconti dopo un po' possono sembrare a qualcuno non nulli, però casuali, senza nessun senso, veramente solamente una serie di fantasie C'è un flusso di estreme. coscienza, dici, all'interno del Ne ma racconto. ne nemmeno non è solo un flusso di coscienza, proprio fantasie estreme senza né capo né coda, secondo me, alcune volte. Bisogna essere abbastanza dentro alla mentalità di Landolfi per poterlo capire bene. Un paio di cose. Dimmi. Questo romanzo, da come me l'hai raccontato, vuole essere un romanzo d'evasione, cioè nel senso proprio magari il personaggio che può essere chiunque, appunto, che non ha il nome, cioè cerca di evadere dalla realtà della, cioè magari lui vuole rimanere nella realtà, però immancabilmente viene preso da questo mondo, magari inconsciamente vuole essere fuori. Sì, diciamo che è un po' è quello che dici te, perché molti dei personaggi, almeno come un altro libro che parlo dopo, questi personaggi di Landolfi sono personaggi annoiati della propria vita, che stanno già vivendo in un momento difficile, anche di depressione della propria vita. A un certo punto c'è un evento, praticamente a caso, totalmente fuori dal loro ragionamento, che per un primo momento sono presi bene, diciamo, sono abbastanza entusiasti, ma poi scoprono che quel cambiamento diventerà sempre peggiore e li porterà probabilmente ancora più nello sconforto. Diciamo che Randolph è abbastanza cinico e disilluso su molti punti di vista. E romanzo d'evasione, diciamo che lo trovo un po' in più impegnativo rispetto a un romanzo d'evasione, cioè leggerlo non è una passeggiata, nonostante sia 130 pagine. Non è un romanzo che, tipo, secondo me, da lettura al mare o come tipo, ah, stasera voglio rilassarmi. Sì, non intendevo evasione in quel senso, intendevo proprio il personaggio che Ah, evadeva dalla realtà. Quindi, probabilmente sì. probabilmente c'è un altro tipo di definizione che Sì, devi trovare. allora ho capito male, però sì, il personaggio vuole fuggire da questa realtà e in effetti per un sacco di tempo si barrica quasi dentro questa casa e nonostante tipo, il proprietario, questo vecchio, voglia mandarlo via o comunque lo invita spesso ad andare via, lui resiste. Altra cosa, spesso ci sono alcune logiche nei romanzi di Landolfi che non esistono, cioè tipo non so per quale motivo sto vecchio a un certo punto si ostina, nonostante quello che lui, cioè va in giro in tutte le stanze, cerca di scoprire segreti, misteri, e il vecchio lo capisce, gli fa ma cacchio, dai una spinta, mandalo via, cioè cazzo c'ha la pistola, via da via, però non esiste sta logica essenzialmente, cioè il racconto deve andare dove È un andare. professionista, lui resiste dopo tutto, Sì, è vero, fino ha alla fine. resistenza, quindi Ma no, resiste. sai cosa mi fa venire in mente? Quei momenti in cui uno fa un videogioco, un gioco del ruolo, sul computer, su uno di questi strumenti, e te entri nelle case degli NPC, dei personaggi non giocanti, no? E cominci a rovistare su tutto, cliccare su tutto, dici, ma scusa, ma la casa non è mia, io sono il protagonista di questa storia, faccio quello che cazzo mi pare. Qual è tipo su Skyrim che poi entra dentro e Esatto. poi ruba qualsiasi cosa e lui. Ok, fai pure, non c'è problema. Lui viva senza niente, minimalista al massimo, tipo appartamento da Marie Kondo fa. Micro NPC della resistenza, E sono. per Ah, ho intenderci, visto che hanno fatto anche un film molto tempo fa su cosa? di Su questo NPC? videogioco. No, ti racconto da turno. Un film Boh. del 1980. Sempre del romanzo, perché esiste pure un film però che si tratta di un'altra cosa, di Eric Rohmer, che No, 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 il soggetto è sempre dell'Andolfi. perfetto, allora è interessante, non lo sapevo sinceramente. Strano, infatti un attimo stavi contrabbattendo con una di quelle tue risposte, ma quell'altro? È l'unica volta, cari ascoltatori, in cui si becca una cosa di cinema che noi sappiamo e il tempo no, è la prima volta. E per intenderci, se vogliamo fare tipo un paragone, molti lo mettono vicino a Edgar Allan Poe come stile, come quel tipo di gotico. Anzi, tipo, diciamo, visto che Wow. c'è questa casa, che è molto importante, questa magione in mezzo a questo bosco, e
viene paragonato spesso alla rovina della casa Usher. Non so se conoscete il racconto di Poe. Ho visto che lo paragonano anche ad Annunzio, in realtà, per lo Sì, per lo stile stile di scrittura sì. scrittura. Sì, può essere molto vicino ad Annunzio anche. Sono dei paragoni Però forse i temi sono sospetti, diversi, diciamo, dopo, perché no? Ma dopo. Tommy, cos'è tutta sta qualità stasera? Che è? Portiamo Infatti, delle boh, colonne della letteratura italiana? no, Calmo, comincio un cosa po' stai del facendo? PTSD della nostra insegnante di italiano che non mi ha mai dato un Ora, 6 in in così. effetti, Tipo una. una riga spiegata a fine maggio prima Io in effetti sinceramente tipo a scuola non ho mai sentito parlare di Tommaso Landolfi, cioè normalmente dai che ti vanno a leggere Calvino, Puzzati, Landolfi, ma io solo adesso lo conosco, cioè capito, non so se voi a scuola l'avete mai sentito prima. No, io mi ricordo Pascoli, mi ricordo Italo Calvino, mi questo non lo ricordo. conosco proprio. E il secondo libro che ho letto, sempre di questo filone, è Cancro Regina. Wow, ok, Che già un già c'ha titolo. un titolo abbastanza forte, c'è un titolo. E è un libro di fantascienza. Con fantascienza intendo tanta fanta e poca scienza. diciamo che anzi, un 99% di fanta e un 1% di scienza. E di cosa parla? Siamo sempre con un protagonista senza nome. Che sta vivendo un momento di depressione, sta quasi pensando di farla finita, sta pensando anche di suicidarsi, quindi già come l'altro, tipo un protagonista, un personaggio che si trova in un momento di crisi. A un certo punto, dentro casa gli arriva uno che gli dice letteralmente: io sono uscito dal manicomio, però non sono pazzo, già lo avverte, non sono pazzo, vai tranquillo. E dice: io ho fatto una grande scoperta, ho costruito tipo un'astronave in mezzo alle montagne e tu mi devi aiutare a pilotarla perché noi dobbiamo arrivare fino sulla Luna. Altro soggetto, cioè altro elemento che verrà spesso in tantissimi racconti dell'Andolfi è la Luna. La Luna non so, la cita sempre, spessissimo. E tu considera, tu pensa a te, tipo, ti arriva un matto che ti dice: ho costruito una navicella e dobbiamo andare sulla Luna con questa navicella che ho costruito e sono appena uscito dal manicomio. Tu cosa fai? Accetteresti o no? Beh, dipende quanto è carismatico questo matto, nel senso rischia di ammazzarmi dopo 2 secondi che ha finito di parlare perché lo seguo allora. E in pratica lui decide di accettare così. Proprio tranquillamente, come se fosse una gita della domenica, arrivano a questa astronave organica, da come ci viene spiegato, quindi come se fosse una sorta di essere vivente, e si chiama proprio Cancro Regina, lui la definisce Cancro Regina, e insieme prendono e partono per lo spazio per arrivare fino alla Luna. Lui è questo matto che lui chiama Filano, poi gli dà il nome di Filano. E il libro è diviso in due sezioni. C'è la prima sezione in cui c'è tutta quanta la storia di lui che incontra sto matto, la preparazione del viaggio e poi la partenza. La seconda parte invece funziona come un diario, cioè di lui che sta viaggiando insieme a Filano per arrivare sulla Luna. Ovviamente non ci arriveranno mai perché a un certo punto. Che c'è, Tommy? Sì, no, però un attimo, scusa se ti interrompo, però te dici, ma la definizione di matto la crea il lettore che sta seguendo la storia o la pensa anche questo nostro protagonista incognito senza nome che sta seguendo una persona pazza? Diciamo che all'inizio la definisce pazza perché forse è scappata dal manicomio, però in verità dopo sta cosa viene meno, viene perché visto che riesce a controllare questa navicella, riesce a spostarla, riesce a manovrarla, tutto quanto, non pensa veramente che sia pazzo. Però ovviamente la cosa precipiterà perché a un certo punto, mentre loro stanno viaggiando sopra questa navicella, questo Filano impazzisce letteralmente. E il nostro protagonista lo espelle dalla navicella, sì. Come Among Us, no? Tipo, Esatto. Ma tu considera che qui,
Cioè, l'unica cosa scientifica abbastanza seria è tipo che il fatto che fuori dello spazio sia freddo, perché non c'è gravità, non c'è una camera d'espulsione, di decontaminazione, niente, cioè proprio a livello proprio scientifico, proprio come scienza, non so nemmeno quanto interessasse a Landolfi, però è pari a zero, cioè tipo lo sputa fuori e basta, e lui rimane attaccato alla navicella, questo filano a un certo punto, non si sa. Poi la cosa impazzisce sempre di più perché lui rimane solo. E a questo punto incomincia lui a prendere piede, tipo una sorta di malinconia, di noia, di depressione ancora più acuta, e per cui pensava tutte quelle cose che lui lo annoiavano sulla Terra, perché lui vede comunque dalla navicella, riesce a vedere la Terra, e quindi pensa tipo ai momenti di vita quotidiana, quella che una volta lui disprezzava, lui inorridiva perché gli mettevano noia, invece adesso li rivede sotto un altro tipo di ottica, Il diciamo, classico si stava meglio quando si quando si stava stava peggio. peggio. Oppure tipo una volta c'era il pa, no, non c'era il pa ma c'erano i denti, adesso c'erano i denti ma non c'è il pa. Una cosa del genere. Rispetto a quello del racconto prima, però diciamo che c'è qualche motivo in più. Cioè io sono capace di empatizzare di più, non nella fase di accettare la proposta del pazzo, ma nella fase successiva sei stato cagato fuori da un mostro organico in mezzo allo spazio e quindi vaghi nell'immensità, nel freddo, da solo, non rincontrerai mai più nessuno. Cioè, sì, io mi sento, cioè io capisco che può essere triste e malinconico perché prova noia, cioè questa è proprio una noia super saiyan, la super noia Sta che andando su prova una proprio. Mecca, non sta andando sulla Luna, in pratica. Che non lo sa lui dove sta andando, quindi. Per intenderci, ovviamente, tutta la fase finale del libro sarà una sorta di pazzia assurda con lui che cioè vede cose, può sapere che sono ve vere queste cose, non ho ben capito cosa vede Ma veramente. cos'è È questo? da lì Cioè. che hai preso la citazione Sì, iniziale, la dalla pazzia di questo? citazione iniziale è proprio l'inizio del libro, che è una sorta di prolessi, di flash forward rispetto a quello che succederà nel libro. E ovviamente lui cerca di controllare la navicella, ma non sa niente, non sa. Cioè, è fantastico tipo il momento in cui cerca di colloquiare con Kanko Regina e dice: "Ti deciderai finalmente a smettere questo inutile corso e a posarti da qualche parte?" Kanko Regina, dal fegato con voce di melma di caratello: "No. Ma io ti costringerò a farlo." E lei fa tutti i rumori onomatopeici. Buof, buof, cravà. "Buona, buona, ho scherzato. Parliamo con calma. Perché diavolo ti ostina a fare questo? Dalla milfa zaffaranalmente. Perché così risposta dalla zia cattiva a tutte le mie inchieste. Ma vediamo, non c'è maniera di metterci d'accordo. Non è un cuore tu? Non senti pietà se non di te stessa, di me? Dalle ovaie, con voce di stramonio. Rispondo per ordine a tutti e tre i quesiti. No, no e no. Maledetta baldracca, puttanaccia, quercia, ora vedrai." E continua. Poi, ovviamente, anche qui nel finale, tipo, secondo me, a un certo punto, questi giochi di parola, questo estremismo della lingua viene fuori ancora più eccessivo, ancora più strano. E per Percepisco intenderci. del toscanaccio? E Se sbaglio, sì, perché diciamo un po' che. così. Ma allora, lui è frosinone, è nato, quindi dovrebbe, diciamo, essere più verso il campano, cosa del genere, perché a quell'epoca mi sa nemmeno nella provincia di Frosinone. Però ovviamente forse avendo studiato parecchio a Firenze ha tanto del toscanaccio, sì. Per intenderci, aspetta, Allora, prima la scrittura non è neanche alla men peggio imitata, secondo, chi ne conoscerebbe il mio stile? No, qui c'è la mano di mascalzoni, almeno di mascalzi, di macalzati, di macabassati, insomma, di una sfoderata genia. Questa è l'opera di persecutori o di persecomucche. E cosa volete da me, di grazia? Cosa vi volete che io faccia? Inutile sperare il mio appoggio, inutile anche tentare di soffocarmi con questi scherzi idioti. Io rimango e ribanano fermo sulle mie posizioni." E questo è Landolfi che scherza, Mi fa pensare, almeno sui giochi di parola, al libro che aveva portato Andrea di Vilupera, forse, però a livello di giochi di parole, non dico di storia comunque. Qualcosina, Sì, allora. qualcosina.
Questo, lui si vede che gioca proprio. Si sente che gioca, cioè conosce di tutto e mi mischia un sacco di cose davvero particolari. Sì, Sì. diciamo che secondo me è anche un po', adesso faccio un estremismo, è anche un po' uno scrittore, alcune parte l'ho definito dandy, secondo me è un po' anche un po' dadaista, nel senso che è molto critico verso la società contemporanea, quella in cui viveva, e soprattutto tipo era critico contro i critici, cioè lui aveva, non so, aveva un odio specifico contro i critici, quindi... aveva questa cosa di scrivere con questa scrittura molto sofisticata, molto antica e desueta e particolare, ma un contenuto abbastanza, non dico sterile, però strano, confuso, veramente difficile. Alcune storie veramente potrebbero lasciare veramente impassibili perché sembrano non portare da nessuna parte, illogiche, assurde, irrazionali, senza nessun vero fine. Un po' come faceva un dadaista che... Diciamo che era sempre contro la corrente precedente, era cioè. L'importante è che ci sia un utilizzo valido a quello che stai magari focalizzandoti pesantemente, in questo caso magari la ricerca di queste parole molto di nicchia, perché altrimenti semplicemente orgoglio di quello falso che non serve a niente perché non stai apportando niente alla tua storia. In questo caso te, caro, Fai che hai incazzare letto i questi critici. libri, Sì, funziona questo giochi di parola, sai cosa? funziona, aiuta la storia? Ma secondo me lui è un artista spigoloso, un artista sempre controcorrente che cerca di rendere anche il lettore quella lettura strana, veramente complicata e anche un po' rigettante, ributtante, diciamo. Alla fine di ogni lettura può lasciare veramente... strani, può lasciare veramente spaesati. Secondo me è quello che fa tanto Landolfi, oltre Sì, al però suo. ok, mi rendo conto, ma ce l'ha un obiettivo questa difficoltà, capito? Perché se no mi sembra masochismo intellettuale, perché se non ne ricavi niente, se non c'è una filosofia dietro, se non c'è un È questa che ti ho detto. traguardo È questa che ti ho detto, secondo me. Il traguardo da raggiungere è essere il più spesante possibile, essere il meno logico possibile per stupire il lettore o comunque renderlo, farlo uscire dalla sua comfort zone, secondo me. Questa è una mia opinione, può essere pure che sia diverso. Ok, no, sai cosa mi fai a pensare? Mi fai a pensare a quei quadri tipo con la banana, con lo scotch, dici guarda, questo 30 milioni d'euro lo mettiamo proprio in donazione, ci famo anche scala. Cioè non è arte, è semplicemente te che hai deciso soggettivamente e T'ho dopo per parlato carità ci sono i del critici. dadaismo con i ready-made, roba del genere. Andate a quel paese, artisti, fate largo a Tommy, voi la vostra inutilità. E per concludere, l'ultimo libro che ho letto sono dei racconti per bambini. Lui ha scritto pure racconti per bambini. Che diciamo che quando ve ne parlerò direte: no, non può. Ah, aspetta, Non aspetta, può aspetta, essere che ha aspetta, scritto aspetta, racconti per aspetta, bambini. aspetta, aspetta. Il tipo, il regalo da fare al tuo nipotino se lo odi a morte, lo vuoi traumatizzare con dei traumi psicologici che verranno nel futuro e al momento nessuno ti potrà incolpare perché passano gli anni e anni dopo il tuo regalo. Cioè, libro per bambini, questo qui. Cioè, che tipo di... Cioè, se È il dovrebbe cugino di regolare... Gianni No, Rodari, innanzitutto in se... realtà, Tommy. Non penso, non No, la penso che prima sia cosa... qui. No, perché no, mi fa ridere, perché se questo innanzitutto ci punta pesantemente No, con vabbè. l'utilizzo di parole di nicchia è difficile da sentire nel quotidiano, quale libro per bambini potrebbe avere un livello del linguaggio che utilizza questa persona ed essere... Il libro per bambini è scritto sempre con questo linguaggio abbastanza aulico e abbastanza importante, quindi già è un po' qualcosa di respingente. Allora, questo volume che ho io contiene due racconti, Il principe infelice, La Raganella d'oro, tre colloqui, che sono tipo dei racconti come dei dialoghi, e tre filastrocche se non sbaglio. Ah, le filastrocche alla fine sono tranquille, no? Niente di che. I colloqui in pratica, secondo me, è una sorta di esercizio di stile, cioè sembra lui, Landolfi, che parla alla figlia bambina, la figlia inventa una parola e lui ci costruisce sopra una storia. Tipo, lo so, la figlia gli dice: mi parli del pitecantropo?
E lui si inventa tipo una storia su questo pitecantropo che non esiste e dice vive sotto negli sgabuzzini e fa questo e quest'altro e altro. Diciamo che è abbastanza in linea con quello che fa lui con la casualità degli argomenti. Per quanto riguarda invece i racconti, allora, Il Principe Infelice è il racconto di questo principe che nasce in questo regno. Anzi, un principe brillante e leggiadro studia per 7 anni chiuso in un castello sulle cui pareti è scritto tutto lo scibile umano. Ottiene così un'insuperabile sapienza, ma finisce per sprofondare nella più tetra malinconia. Solo un bel sogno potrà salvarlo, e 3 principesse portano alla volta del paese dei sogni per dissipare questa tristezza e conquistare la sua mano. Pratica, sì, è la storia di questo principe che studia per 7 anni chiuso come un hikikomori dentro il suo castello. Ovviamente più studiando viene preso dalla depressione, cioè penso che non c'è simbolo, non c'è niente, proprio lui è depresso, quindi non esce più, non fa più niente, non sanno come aiutarlo, e finché a un certo punto non arriva un classico nano che sa risolvere la situazione, è bellissimo perché gli chiede al re: allora guarda, io ho la soluzione, però prima dammi metà del tuo regno. E il re si fida, gli dice ok, ti do metà del mio regno, e lui fa ok, lui deve fare un bel sogno, ciao. Lo prende, va via. E poi saranno sì queste 3 principesse che dovranno andare a cercare la soluzione. Vita 3 principesse è una perché si tratta da Rami, questa una delle nipote del re che è innamorata del principe. E ha un cuore di cristallo, di vetro, una cosa del genere, molto sensibile, quindi ha uno stato emotivo molto forte, potrebbe incrinarlo tranquillamente. E lei parte per questa avventura per arrivare nel mondo dei sogni, dove dovrà parlare con qualcuno per poter indurre il re a sognare qualcosa di felice, comunque qualcosa che lo faccia uscire dalla sua depressione in pratica. La storia ci può stare per bambini. Non so che altro dire, cioè è solamente un viaggio in cui lei prende parte, fa diverse capatine in il paese degli animali parlanti, l'impero della luna, il paese degli orchi, le brughiere delle streghe, tutti questi luoghi letteralmente fantastici, dove ogni volta ci sarà cosa, una mini avventura che dovrà passare fino ad arrivare a questo paese di sogni che assomiglia leggermente. Cioè, assomiglia, sembra un po' Sandman, cioè le terre del sogno di Morfeo, capito? Quelle cose lì, cioè che c'è, veramente ci sono sogni in carne e ossa che camminano e che aiutano la principessa. Altra cosa divertente, tipo che quando arriva nelle terre del sogno c'è il re che sta giocando d'azzardo con altri sogni, e ogni tanto, come ho detto, Landolfi mette nei suoi racconti esperienze di gioco d'azzardo, comunque proprio di gioco. Ma quindi lo traumatizziamo il nipotino oppure gli piace come. Allora, il primo racconto secondo me nemmeno troppo traumatizzante, c'è giusto un momento con degli scheletri, che ci sono tipo degli scheletri sul pendio di una montagna, ma in generale non lo trovo così funesto. E poi c'è la Raganella d'Oro, che Dio è stato. Sai quando vi dico che ve lascia proprio quella sensazione di stranezza, che cosa ho letto, cioè nel senso, questo io lo posso far leggere a un bambino, sta roba qui, cioè non lo so, cioè, me sento sporco dentro a leggerla. In pratica, siamo sempre in questo regno, c'è questa cittadina in cui ogni tanto fa una capatina un orco, scusate, un gigante. E questo gigante in pratica, lui quando vuole va a fare l'aperitivo in città e mangia le donne. Mangia le donne, mangia. Aspetta, eccolo qua, guarda. Ma a preferenza si cibava di carne umana, anzi, quasi sempre di giovanette e fanciulle, che certo sono per un animalaccio di tal fatta i bocconi più gustosi e delicati. Da qualche tempo, poi, trovando forse che le fanciulle cittadine hanno carni più dolci delle forosette, aveva preso l'abitudine di venirsi a procurare il suo nutrimento favorito fin dentro la città. Penetrava indisturbato fra i palazzi, scavalcando ad un sol tratto la cinta delle mura e cominciava la caccia. E lui niente, andava in giro e
Mangiava Buonanotte, le. cocca di mamma, dormi Ma. tranquilla che l'orco non ti prende. Questo secondo me è il meno quello che succede, perché. Secondo me siamo lo stesso tipo dei fratelli Grimm, cioè Sì, non ci probabilmente. vedo che c'è tanto scandalo, dai, No, allora, alla fine. forse sotto quel punto ci ho pensato, però è come si evolve la storia che è veramente strana, cioè è particolare. In pratica a un certo punto questo gigante si innamora della principessa, Uriana, se non sbaglio, e quindi non, dice io non voglio più mangiare nessuno, però mi sono innamorato di questa principessa e voglio che lei diventi mia sposa, diventi la mia compagna. La principessa ovviamente impaurita decide di fuggire insieme ai suoi genitori, il re e la regina, finché a un certo punto ha il consiglio di saggi che si deve occupare di sistemare la faccenda dell'orco, del gigante, scusate, che sta diventando abbastanza pesante perché sta facendo molti danni in città. Arriva questo palafreniere, di nome Teraponte, che decide di occuparsi lui della questione gigante. Sembra molto l'attacco dei giganti e questo Teraponte è Sono le ali del molto palafreno. l'altro del palafreno. E questo la cosa interessante è che questo palafreniere all'inizio cerca una soluzione per uccidere il gigante. Ha questa bellissima idea di salire sopra un albero e nascondersi dietro un ramo e aspettare che il gigante arrivi per poi, quando arriva tipo a altezza occhi, andare a mettergli la spada dentro l'occhio. Ma niente, questa cosa fallisce. Non avendo più nessuna idea su come sconfiggerlo, c'è questo Deus Ex Machina abbastanza, no, grosso di più, che è questa volpe che si avvicina a lui e dice: ma lo sai che in verità il cuore del gigante non è dentro il gigante, ma si sposta di animale in animale. Io tipo sto leggendo e ho detto: che cazzo vuol dire? Cioè, in pratica il gigante è sotto la maglia di una strega che l'ha trasformata in questa maniera, e il suo cuore non si trova lì, ma si trova dentro diversi animali. Tipo un giorno si può trovare dentro una volpe, un giorno dentro un bisonte, un giorno dentro un orso, un giorno dentro un uccello. Ovviamente, se sei fortunato, stai in un animale piccolino e incolume, deboluccio. Se sei sfigato, sta dentro un animale che te si può mangiare. E lui, quindi, l'unica maniera per scoprire se chi ha il cuore del gigante è sentire l'animale che è in sofferenza, perché non è il suo cuore, non è. E quindi, dopo un po', la storia si dipana con lui che va alla ricerca di questi animali che soffrono finché non trova finalmente la raganella d'oro che sta soffrendo. E lui decide cioè, questa scena strana che lui decide di uccidere, di soffocare sta raganella con la principessa vicino, perché lui voleva mettersi con la principessa, ovviamente lo stava facendo per quello. E la principessa si fa: scusa, ma perché stai uccidendo quella povera raganella? Lui lascia stare, guarda, è un motivo più importante. E il racconto finisce con lui che uccide la raganella, il gigante che sembra morire, in verità si trasforma in un principe. La raganella tipo era la strega che gli ha fatto la maglia, che è morta in questo momento. E il racconto finisce che la maniera più imprevedibile, cioè che il principe chiede, questo principe Miagro, se non sbaglio, chiede la mano della principessa, e Teraponte rimane così, tipo, senza niente. Non so, la relazione tossica più brutta che abbia mai visto. Cioè, prima era un gigante che ha ucciso non so quanta gente, e poi dopo che si è trasformato in principe, lei. Lo voglio, non so, c'è questa fascinazione per i bad boy. Un precursore dei tempi. Sì, probabilmente sì. E la cosa bella è che tipo il racconto finisce con questa morale, perché alla fine, come Ok, giusta, questo mi aspettavo la morale. che te la leggo pure, te la leggo la morale, perché è veramente. Allora, aspetta, dov'è che sta? Eccolo qui. E così, miei piccoli lettori, la storia sarebbe finita. Rimane da dire che le nozze furono celebrate con ogni pompa e che il re Miagro e la regina Oriana furono fe poi felici per un lungo volgere d'anni. E Teraponte, direte voi? Beh, Teraponte fu largamente ricompensato dal vecchio re e dal giovane.
Fu nominato gran cacciatore di corte e sposò in seguito una bella e buona fanciulla, persino di nobile lignaggio, con la quale fe fu felice anche lui per molto tempo. Felice. Diciamo la verità, se era innamorato di Urania, come poteva essere felice con un'altra? Beh, insomma, almeno tranquillo e contento, e poi oltretutto era ricco. La metà del regno che il bando reale prometteva all'uccisore del gigante non l'ebbe, perché sapete com'è quando uno è nel bisogno, promette mari e monti, e quando il bisogno è cessato se ne dimentica. Certo, il vecchio re avrebbe tenuto fede alla propria parola se Terraponte avesse reclamato il suo, ma lui non ci pensò neppure e la cosa restò lì. Tuttavia non gli mancò mai nulla, e a Terraponte i quattrini, se non sono la felicità, sono pure qualcosa. Del resto parliamoci chiaro ancora una volta. Lo so che con tutte queste chiacchiere non vi infrusco, che a voi dispiacerà che Terraponte non sposasse Oriana, che ci rimarrete male che per questa fine e che quasi vi arrabbierete con me perché non ve l'ho raccontata una più bella. Ma io che ci posso fare? Che ci posso fare se Oriana aveva sì, come dicono le donne, grande stima e simpatia e riconoscenza per Terraponte, eppure non lo amava. Tant'è che lo sappiate fin d'ora, al mondo non sempre i buoni e i generosi hanno ricompensa che si meritano. Quindi Terraponte è stato frenzonato a Rota. Boh, cioè, calvo, cioè, questa è la prima, cioè, proprio la prima fiaba da raccontare a un qualsiasi, vabbè, cioè, per fargli capire come va il mondo. Questo Landolfi è Diretto. precursore, cioè, perché anche una morale così dettagliata di quello che succede, sì, si è rimasto male, però poi si è sistemato, beh, male. Poteva pure chiedere robe, però contento lui, contenti tutti. Il mondo è Il ingiusto, mondo è buonanotte. ingiusto, però alla fine dai, trovi la tua quadra, trovi, non male, vai Esatto. tranquillo, vai Il tranquillo. meme di Skeletor. È stato uno scarico di flusso di coscienza, voglio dire, spaventoso, voglio dire, logorroico al massimo. È iniziato, guarda, la morale era questa, ma poi parlando e parlando, sai cosa ti dico quello che penso io, autore, veramente. Mi fa pensare, capito, quei vecchi che se sentono, devono sta a passare del tempo con un nipotino, una nipotina, capito? Non sanno di cosa parlare e cominciano a lamentarsi della vita e c'è il nipotino, la nipotina seduti che non dicono, vabbè, io sto qui, fermo. Vi piacerebbe dire che i vostri sforzi saranno ripagati e potrete sposare la principessa del sogno? Sto cazzo. Sto cazzo. Proprio E ora vi pago la terapia col bonus psico psicologo. Una cosa del genere. boh, strana come scelta quella di fare un po' di opere per i bambini, nonostante lo stile tuo non sia assolutamente adatto. Guarda che mi sembra, cioè, sembra molto, in realtà mi sembra molto buona come scrittura, perché, cioè, vabbè, se devi confrontare con le storie che si fanno adesso, che sono il piattume assoluto, questo te lo dico per esperienza, con vari nipoti piccoli, per cui che fa quei prodotti che ci stanno adesso, che sono assolutamente cioè, coloratissimi, pieni di roba, eccetera, ma piatti, piatti ridotti all'osso. E la prossima volta gli leggi Landolfi, leggi proprio la Raganella d'Oro, gli No, leggi. vabbè, però E fu così? qualcosa di più elaborato, no, di questo tipo, Fu lo così che zio Tuccio apprezzerebbero. non ebbe più il permesso di entrare in quella casa. Sì, Ma guarda, adesso anche la gabbianella e il gatto sarebbe probabilmente sì. troppo elaborato per i ragazzi, cioè, ma capito? Beh, già col. Aspetta, parliamo anche tipo Roald Dahl, che i racconti vengono riscritti per la sensibilità con alcune parole e altro. Vabbè, lui. Comunque, questo è. Io ho detto questi tre libri, ovviamente. Dopo ci sono altri libri, altre storie. Alcune cose sono anche molto più profonde e molto interessanti. Però sono. Diciamo. Forse esulano un po' dal mio. Come posso dire? Dalla mia scelta, che è quello che portiamo qui su Bla Bla Fantasy, con Portiamo solo roba di qualità. solo roba di qualità, e quindi niente. Io esisteva anche, tipo La Pietra Lunare, potrebbe essere anche un altro racconto che potevamo portare, però vabbè. Questo è Landolfi. Se vi piace essere stupiti, se vi piace un po' sentire, come dire, un po' di ansietà, un po' di spasamento, un po' di attorcigliamento delle budella, dategli una letta. Ah, forse anche come No, eh. curiosità personale per
scrittura comunque non saprei, non vorrei definirla classica, però comunque. No, è comunque uno scrittore interessante con parecchie cose da dire. Ovviamente ogni interpretazione può essere, cioè, è anche figlio un po' di quel tipo di decadentismo molto cinico e disilluso, un po' umoristico, che comunque vedeva la società del tempo e secondo me molti racconti, cioè, come ho letto, tipo, parlava di una persona che annoiata, che trovava forse l'unica vera ragione nelle relazioni sociali e comunque nel vivere comunque questa vita annoiata e noiosa nella maniera più piena possibile. Mentre anche il gioco d'azzardo poteva essere una sorta di valvola di sfogo. Tanto sai, quando giochi c'hai questa adrenalina che ti sale, c'hai questo momento. Per cui spesso è solo quella è una droga che ti continua a mandare avanti. Solamente il fatto di sentire quella sensazione, quella palpitazione. Non so se per Landolfi era uguale, però mi piace pensarla così. Bene, ragazzi, se non sono domande, io per questa puntata ho finito. No, io sono, cioè, sono stato mutato, ma stavo ridendo tantissimo. No, 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 non azzardiamoci ancora con Landolfi. È stata un'ottima scoperta, non lo conoscevo. Era davvero interessante. E purtroppo i miei momenti di lettura, che sono la sera dopo cena prima di andare a dormire, roba troppo ansiogena, muovi budella così, forse non è il caso. Però c'è un tipo di scrittura davvero interessante. Va bene, Tommy, la prossima volta sembra che vada tu. Sì, tocca a me e anche io vi porto scrittura italiana, proprio fatta in casa qui nel nostro bellissimo paese, e vi porto sempre fantasy puro da questo punto di vista, È non porto scienza. benedetta, fate in casa per voi, cos'è? Fresca, fresca, cioè proprio pane fresco, fresco, capito? E il titolo è L'ascesa della luce e dell'oscurità, che è il primo libro di una saga fantasy dello scrittore di Davide Langella. Voglio pensare averlo pronunciato bene, ma non ci conterei. Non so se c'è. Penso che sia Davide Angella. Ne parliamo, non so, io sbuderò qualsiasi tipo di pronuncia italiana, però ne parleremo di questo libro, il primo libro, la prossima settimana. Va benissimo. Mi raccomando, seguite Bla Bla Fantasy, condividete la puntata, fatelo conoscere ai vostri amici, a tutti quelli che amano il fantasy. Seguitelo su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, perché sto facendo Salvini in questo momento, non lo so. Bene, metteteci 5 stelle su Spotify e tutto quanto. Siamo su Amazon Music, no, non ho scusa, perché sennò parliamo anche dei musical, che a me piacciono tantissimo. Abbiamo anche Tutto il gruppo Telegram ufficiale del canale. Sì, quanto, tutto siamo quanto. mediaticamente esposti. E Esposti, siamo i benissimo. venditori di porta virtuale, siamo dappertutto. E va bene, concluso questa puntata. Tommy, se vuoi fare i saluti. Sì, ci vediamo alla prossima. Chi è arrivato fino alla fine, grandi, grazie ancora una volta. E questo è tutto da parte mia. Andrea. Dei mirabolanti saluti da parte nostra. Ci sentiamo alla prossima. E anche qui dal vostro pilota Carbo è tutto, e un saluto da Bla Bla Fantasy.